Albano si è confidato in una lunga intervista dedicata alla Gazzetta del Mezzogiorno, in cui è tornato sugli argomenti scottanti, ma anche sui più duri della sua vita. In questa solitudine e in questo silenzio che costringe a pensare, è facile ricordare chi non c'è più. Ilenia. Soltanto nell'udire questo nome mi si riapre una ferita tremenda. Rimarginarla è impossibile. Di lei sappiamo ciò che si sa, e poi più niente. Però ognuno porta la sua croce nella vita, ognuno ha la sua e non la sceglie. E io mi tengo a questa. Riguardo a Loredana Lecciso, considerata da tutti solo la seconda dopo Romina Power, Albano sbotta, ricordando che con lei ci ha fatto una famiglia. Non è soltanto la mia fidanzata. Ci ho fatto due figli e... E in ogni caso, sia come sia, questa è una descrizione familiare tua, la pronunci tu e la scriverai come credi. Non mia. Io non ho detto e non dirò più niente. Albano esplode, nauseato dal gossip riguardo alle sue due metà, quella del passato e quella del presente, chiedendo il silenzio e annunciando il suo. Io non ne posso più. Basta con il gossip. Basta adesso. È una cosa che non posso più sopportare. Tanto che ho chiamato i direttori di alcune riviste e ho detto: volete fare i soldi creando storie e storielle sulla mia situazione? E va bene. Ma pagate. Pagate per ogni copertina e date tutto il ricavato in beneficenza. Ma mi hanno risposto: niente. Albano risponde anche a chi gli chiede del suo rapporto con Putin, da cui andò a cantare Felicità, in un rapporto che sembra quasi amicale. Amico è una parola grossa. Ci conosciamo e come artista sono tra i suoi preferiti. Io lo ammiro, ha salvato la Russia dalla miseria portandola a massima potenza. Eppure, dichiarare questo pubblicamente mi costò la messa al bando dall'Ucraina, come terrorista. Io. Finché l'ambasciatore venne a chiarire qua a Cellino.